giorno senza un sorriso è un giorno perso. E su questa frase, celebre frase di Charlie Chaplin, introduciamo la puntata di oggi, che è veramente interessante, perché oggi parleremo proprio di sorriso e di come tenerlo a posto, di come curarlo. Parleremo nello specifico di GBT, igiene dentale senza dolore, una cosa rivoluzionaria, nuovissima. Lo faremo con un igienista dentale, perché è venuta a trovarci nei nostri studi la dottoressa Virenia Gonzalez. Benvenuta, dottoressa. Grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accolto ed essere qui. Grazie. Allora, parliamo di sorriso, parliamo di igiene. Esatto. Cos'è questa nuova tecnica rivoluzionaria? Allora, la GBT è un metodo rivoluzionario di effettuare una seduta di igiene dentale poco invasiva per il paziente e molto molto efficace. Sì. Mi scusi, GBT sta per? Per terapia guidata del biofilm, diciamolo in italiano. In italiano. Sì, esatto. Allora, tra le cose che mi sono così saltate subito all'occhio è che questa tecnica migliora il comfort del paziente. Allora sì, ti spiego pure brevemente anche certo. Perché. Diciamo che nell'immaginario collettivo, quando si pensa a andare dal dentista o dall'igienista dentale a fare una seduta di igiene dentale professionale, tutti quanti dicono: oh mio Dio, ma davvero, ma ci devo andare? Questo perché è collegata di solito a una sensazione spiacevole, perché certo, il metodo tradizionale non è molto controllato, quindi quando si esegue un'igiene tradizionale di solito provoca almeno un po' di fastidio, quindi le persone sono un po' così, un po' restie. Esatto. Quindi partiamo da questo presupposto, che già non siamo contenti di andare no, dal dentista. Decisamente igiene no. Dentale. Quindi questo nuovo macchinario, che utilizza comunque tecnologie all'avanguardia, permette di eseguire un'igiene dentale professionale in un modo molto più leggero per sì, il paziente, perché utilizza dell'acqua calda, che sì, già ci consente di sentire meno sensibilità quando facciamo un'igiene, utilizza l'airflow, che è un manipolo, per così dire, sì, che con l'utilizzo di diversi tipi di polvere va a levare, quindi a pulire tutte le superfici dentali e anche le superfici gengivali, quindi tutti certo, i tessuti di supporto del dente, in un modo molto efficace. Perciò gli ultrasuoni sì, poi li andremo ad utilizzare solo miratamente in alcuni punti specifici. Certo, quindi se ho ben capito, oltre all'acqua calda ci sono dei getti di aria, sì, cioè, associati a delle polveri. Esatto, che vanno a levigare, a togliere le macchie e a togliere qualsiasi tipo di residuo di placca batterica che possano essere depositate sui denti. Assolutamente indolore. Assolutamente indolore. Quindi il primo vantaggio, voglio dire notevole vantaggio, è quello che non c'è dolore. Quali sono gli altri? Beh, sicuramente riduce anche il tempo che richiede la prestazione, quindi diciamo che la riduce del ben 50% ah, più o meno, garantendo sempre risultati ottimali e sempre un'efficacia superiore. Quindi noi che già abbiamo timore di venire lì, nella poltrona fatidica, ci siamo il 50% del tempo con un risultato sì, ottimale. Esatto, questo trattamento ci tengo a dire sì, che anche se si effettua con un protocollo standardizzato, va sempre comunque valutato e adattato sulle esigenze di ogni paziente. Certo. Perché per il richiamo della seduta di igiene non per tutti avremo bisogno delle stesse tempistiche. Certo, è chiaro. Infatti la domanda che le stavo per fare: ogni quanto si fa, quindi mi ha già risposto, dipende dal paziente. Ti ho anticipato un pochino. Sì, sì, sì. Allora sì, dipende di ogni paziente, dipende dai fattori di rischio, dipende dallo stile di vita che conduce una persona. Scusi, quali sono i fattori di rischio? Beh, se sono pazienti parodontali, se sono pazienti con delle patologie cardiovascolari, se sono pazienti che soffrono di diabete, se sono pazienti donne, in questo caso in gravidanza, bambini che usano apparecchi certo, dentali, quindi in base a ogni esigenza va modulata, va adattata ad ogni singolo paziente. Certo. Dottoressa, questa tecnica sostituisce quella tradizionale
più dolorosa, più lunga. Sì, chi ha in dotazione questo tipo di macchinario, perché specifichiamo pure che c'è un macchinario per poterlo fare. Certo. Chi a studio ha questo tipo di macchinario sostituisce al 100% il vecchio metodo di fare l'igiene dentale. Certo, io ho visto il macchinario, devo dire è estremamente importante e complesso, pieno di manipoli. Ma poi te lo farò provare. Grazie, non vedo l'ora. No, no, andrò sicuramente, perché quello di andare a fare la pulizia è sempre un po' un problema, perché un po' male fa. Vieni a provarla e poi mi dici. Va bene, sicuramente. Dottoressa, tra i vari consigli che possiamo dare ai nostri ascoltatori, uno, il più importante. Allora, il più importante è di non sottovalutare assolutamente la salute del cavo orale a livello generale. Perché spesso tendiamo a pensare che la nostra bocca, io non lo so perché, sia completamente scollegata dal resto del corpo, e non è così. E non è così. No, assolutamente no. Quindi io consiglio vivamente a tutti di andare a fare dei controlli dal dentista, dal proprio dentista, odontoiatra, e consiglio vivamente di fare una seduta di igiene dentale mediamente nel paziente sano ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi. Esatto. Dottoressa, nel corso degli ultimi tempi, no? Il consumismo, questo stile di vita, sono aumentate un po' le patologie dentali? Non solo dal consumismo, diciamo che da un lato le cattive abitudini, l'andare sempre di corsa, sì, avere una vita più frenetica, tende a far trascurare un pochino l'igiene dentale domiciliare. Spesso ho tantissimi pazienti che arrivano e dicono ma io a casa arrivo la notte stanco e mi dimentico di lavare i denti, quindi già diciamo che questo è un problema. E da un'altra parte invece devo dire che grazie a un enorme lavoro di prevenzione che, sì, fanno in generale tutti i colleghi e chi sta nel campo odontoiatrico, tante persone sono molto più informate oggi come oggi e non sottovalutano l'importanza di andare dal dentista a fare i controlli e le sedute di igiene. Quindi le informazioni che oggi c'è ci ha aiutato, ci ha permesso di stare dietro. Certo. Nel campo della prevenzione e di stare al passo e di prevenire tante patologie già sul nascere. Certo. In alcuni casi quelli che già ci sono invece di mantenerle sotto controllo. Chiaro. Poi adesso con la GBT non avete scuse, perché non fa neanche male. No, assolutamente no. Quindi non ci sono motivi per non andare. Io, dottoressa, la ringrazio, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ma so e spero di riaverla qui presto per parlare anche di altri argomenti. Senz'altro. Grazie, dottoressa. Grazie a lei.